Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia. Allora, ore 19:13 di martedì 21 dicembre 2021. Sto qui sotto casa mia, praticamente, in un orario insolito, perché inizia la lunga notte per Roma, praticamente. Voglio viverla con voi, con questi video, eccetera. Allora, ho appena fatto finito di pregare il rosario. De Luca ci vicino alla zona arancione. Veneto e Liguria, praticamente, dal 3 gennaio in zona arancione. Non c'è nessun problema con questa straordinaria macchina. Come Presidente della Nazione di Crociera Cattolica mi sposterò come al solito, come l'anno scorso, in zona arancione, rosse e vari lockdown totali. Siamo tornati allo stesso livello, il Signore mi deve accompagnare. La messa, domani mattina la messa a Fratina San Pietro, a Roma, e che mano mi accompagni. Stanotte l'adorazione, sarà un'altra giornata di tre gente, di grande martirio e di grande militanza. Oggi è San Tommaso Apostolo, vi leggo il Vangelo, dal Vangelo di San Giovanni. In quel tempo Tommaso dei dodici, che quello che era chiamato Didimo, non era ancora quando era venuto Gesù. Gli altri discepoli gli dicevano: abbiamo venuto il Signore, ma gli rispose: non vedo nelle sue mani l'imprima dei chiodi, e non mettimi Dio nel posto di chiodi, non mettermi mani nel suo fianco, non crederò. 800 dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso stava con loro. Gesù venne a porte chiuse 7:30 e disse: pace. Pace a voi. Poi dice a Tommaso, se era interrotto nel mio video: metti qua il tuo dito e guarda le mani, senta tua mano e mettila nel mio fianco. Non vorrei essere in credo ma credente. Rispose Tommaso: Signore mio e Dio mio. Disse Tommaso: perché non hai creduto? Vedi quelli che credono senza aver visto. Laus tibi Christe. Quindi bisogna avere tanta fede, tanta forza per lottare. Allora andiamo alla festa prima di mio nipote, del grande mio nipote Roberto, e poi andiamo a combattere. Prima adorazione e poi mi seguirete in questa lunga nottata degli eroi, dei martiri, del presidente, il grande presidente di Crociera Cattolica a tre giorni da Santo Natale. Viva Cristo e viva Maria. L'anno scorso feci i miracoli della messa di mezzanotte, superando lockdown in zona rossa, arancione, praticamente con coprifuoco. Vedete, questa zona rossa con coprifuoco, quest'anno simile. Ave Maria, grazie mi stai, con benedica tu miliaribus et benissimo, frutto suo ventre, Santa Maria Madre de, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Via Cristo e viva Maria, viva la messa, amen. Allora, 21:32, ho appena partecipato alla bella festa di mio nipote. Sto qui davanti alla chiesa San Donato, sto per iniziare la nottata, naturalmente non tutta nottata di preghiera come la notte tra il 15 e 16 ottobre del 2021 di quest'anno, quando pregai, il 15 era venerdì, tra il 16 e 17 ottobre del 2021, quando pregai, cacciato fuori da mio padre praticamente, per la vittoria di Mastella come sindaco, eccetera. Adesso andrò a Roma, dicono che piove, speriamo che non piove, sarò sempre, farò scelte sempre oculate, cosa c'è, però il guerriero va e lotta praticamente, lotterà praticamente come lotterà stanotte per la gloria di Dio, per questi bambini, questi innocenti che non hanno voce, in un contesto in cui praticamente con questo vaccinismo vogliono distruggerci tutti, con scelte inopinate e cose. 31.000 contagi al giorno. Il Signore mi protegge. Naturalmente non prenderò i mezzi di trasporto questa volta a Roma, mi muoverò solamente con la macchina, quindi eviterò al minimo qualsiasi tipo di contatto con cose, perché bisogna essere molto, molto, molto prudenti, eccetera. Allora andiamo a pregare. Ecco qui le coperte, vedete? Le coperte per la notte. E amonna mi accompagna. Ave Maria, grazie stai, con benedica tu miliaribus et benissimo, frutto suo ventre, Santa Maria Madre de, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra, inizia la nottata. Viva Cristo Re, viva Maria, con Gesù, sempre con Gesù, amen. 21:51, allora, era chiusa la chiesa di San Donato, una cosa, però praticamente mo vado a pregare esattamente come l'altra volta, speriamo che non abbia l'esito lo stesso, perché l'ultima volta me la so vista nera a Roma, a San Donato, comunque tutto affida al Signore, e andiamo a pregare a San Donato, vedete, alla cappella della mia parrocchia di Cappuccini, e siamo con il Signore. Viva Cristo e viva Maria, nome mio Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Ecco qui, sto davanti a Gesù con le coperte addosso, vedete, sto anche con il cappello, vedete il cappello di lana, vedete qua, con il cappello di lana, me lo metto subito, sto qui praticamente davanti a Gesù, vedete. Lui è la mia vita, Lui è tutto. Lui è il centro di tutto quanto è la mia vita, vedete? E a Lui prego, prima di partire per Roma, ti affido questa giornata, ti affido la mia vita, Signore, proteggimi Tu.
Io non sono niente senza, sono nulla senza di te. Dammi tutta la forza tu per resistere e per renderti gloria, Signore. Solo tu sei la mia vita. Amen. Iniziamo il primo rosario di questa lunga sera nottata. Amen. Cristo di Maria, amen. Sono le 10:30, 22:30, continua adorazione. È meravigliosa adorazione notturna. Questa mi ha salvato quando ero anche a congeliare. Tutte le adorazioni notturne che ho fatto. Stare con Gesù la notte, il regno delle tenebre, spunta la sua luce a illuminare tutto. Allora sto facendo una guida su un libricino per la parola di Dio. Il Salmo 23, proprio ve lo voglio leggere. È meraviglioso. Del Signore la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti, Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi sta nel suo luogo santo? Chi ama innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura danno del suo prossimo? Otterrà benedizione al Signore, giustizia a Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto di Giacobbe. Sollevate porti i vostri frontali, alzatevi porte antiche, dentro della gloria. Che è questo? Che il Signore è forte e potente, il Signore è potente in battaglia. Sollevate porti i vostri frontali, salvate le porte antiche, dentro della gloria. E il re della gloria, che è questo? Re della gloria, il Signore eserciti, il re della gloria. Dominus Deus Sabaoth, il Signore dice a noi, il Signore dell'universo. Vedete, meraviglioso. Amen. Io Cristo di Maria, amen. Ora è mezzanotte davanti a Gesù, e un dono eccezionale. Fra poco parto per Roma, così vado piano piano. E secondo me è eccezionale queste ore con Gesù. Che il Signore protegga sempre. Vedete, nella vita è importante l'atteggiamento. Si può anche perdere, ma si perde a testa alta con il Signore. E si vince con il Signore. L'atteggiamento, l'animo combattivo, l'animo di Massimo, del grande mio padrino Massimo Granata in terapia intensiva. Quello è. Certamente in questo contesto ho visto alcuni miei soci con un atteggiamento poco combattivo, però io li affido a Lui, li affido al Signore, perché non è in base al risultato, ma è l'atteggiamento. È la fiducia nel Signore che deve essere incrollabile, incrollabile. Lui è il Re dei Re. Con la preghiera notturna invito a fare e la messa. Viva Cristo e Maria. Amen. Mezzanotte 17 con questa straordinaria mitica macchina, con questa amica mia di una vita, con cui ho superato cose impensabili, Bari, Foggia. Io mi ricordo quelle sfacchinate per andare a Bari la notte con la Marozzi, ma anche per andare a prendere il treno poi a Foggia la notte e cose. Quindi veramente con questa macchina. Adesso sto dicendo il rosario, sto dicendo, vado piano piano verso Roma. Ho acceso un po' della calda nella macchina. Questa macchina mi manca solo me nel cielo da fare in questa macchina. Io l'ho detto nel sogno praticamente che non uscivo più da questa macchina, la vita mia è questa macchina. Io e sta macchina abbiamo scritto la pagina di storia dell'Italia, questa macchina incredibile, sta figlia mia, sta amante mia, sta femmina mia. Questa è tutta questa macchina, va bene, verso la notte del 21-22 praticamente, il crociato d'Italia praticamente verso Roma. Via Cristo Re Via Maria con questa mitica macchina nel buio della notte. Amen. Via Cristo Re Via Maria, via la messa. Allora 1:12 continua questa nottata leggendaria praticamente verso Roma. Sono sulla 1, sulla strada del sole, Napoli-Roma, che è anche Napoli-Milano, la 1, che prenderò praticamente per andare dal mio padrino fra qualche giorno, dal mio grandissimo padrino vicepresidente nazionale Massimo Granata. Che dire, sta macchina mi fa superare tutto, mi fa superare Green Pass, tutto, eccetera. Mo con la zona arancione potrò muovermi solamente in macchina per passare i confini regionali per motivi di lavoro, necessità o di salute, per motivi di lavoro come rappresentante legale della mia associazione con questa straordinaria macchina. Vedi il miracolo di fine luglio, del 5 agosto, quando è stato muovato il motore, questo motore straordinario. Tenete presente che la temperatura dell'acqua è di 70 praticamente, vedete qua che è un motore straordinario, questo miracolo che è da innestarsi in questa macchina, questo motore per portarmi, per continuare a farmi fare queste imprese incredibili, per la gloria di Dio, con l'onnipotenza di questa santa di una messa. Andiamo dalla Fraternità San Pietro, che speriamo di...
c'è Bergoglio nella sua infida malvagia sta per commissariare, cioè, vabbè. Via Cristo Re, via Maria, viva la messa, nella lontana leggendaria, la luce della Tridentina Mobile nel buio della strada del sole in direzione Roma, amen. Ore 2:30, sono a Roma Sud praticamente, sono andato verso Roma Sud, questa macchina è straordinaria, non ho avuto alcun problema nel viaggio, ho fatto un viaggio molto tranquillo e sereno, mi riposo naturalmente in questa macchina che è la mia casa, speriamo che non venga a piovere, non sto cominciando a schizzicare un poco, speriamo che non venga a piovere, perché l'unica cosa che temo è la pioggia. Praticamente non è da pregare per me, tutto quanto è per la gloria di Dio, sto nella macchina quindi non è un problema, però per dopo, cioè per la mattinata non deve assolutamente piovere, ineggia pigliacco, va bene, viva Cristo Re, viva Maria, viva la messa che mi permette di fare cose incredibili, tutto per la gloria di Dio, amen. Allora, 4:16 praticamente, che vedete qua praticamente piove, sono qui dietro al Largo Porta Argentina, alla chiesa della Trinità dei Pellegrini, sono arrivato 2 ore prima alla messa, quindi mo mi riposo un pochettino in macchina. Praticamente mi sono fatto completamente il fosso in questa macchina praticamente. E avevo detto che avrei evitato pure di andare praticamente, di prendere i mezzi. Eccetera. Vediamo un po' come si mette la situazione per quanto riguarda la veglia. Vabbè, intanto questa macchina mi protegge, vedete? Vabbè. Viva Cristo Re e mi faccio una bella dormita, amen. Viva Cristo Re, amen. Guarda qua che segni, sono le 4:30, sto dietro la Trinità dei Pellegrini a Roma praticamente, con le coperte addosso mi sono completamente scavato il fosso, l'ho detto praticamente che uscivo soltanto per andare avanti in ospedale alla macchina, devo far mettere praticamente a Matteo pure il water viaggiante praticamente in questa macchina, praticamente ci manca solamente quello, vabbè, e la figlia mia, che cosa, mi riposo un attimo, va bene. Con le coperte addosso, questa è militanza, questo è eroismo per la messa a Coste Murì, a 3 giorni a Santo Natale, via Cristo Re, Maria, via la messa, amen. Allora, ora è 6 del mattino, mi sono riposato un attimo, questa nottata leggendaria, praticamente sto qui con il panettone in mano, con la roba in mano, per andare alla Trinità dei Pellegrini, vedete? Ha smesso di piovere, speriamo che rimane così il tempo, e andiamo alla Santa Messa. Alla Santa Messa di sempre, andiamo. E Cristo Re Maria, amen. Ma non è per bello soccorso, ti affido questa comunità che Bergoglio vuole distruggere. Questa preghiera. Te la affido tua infine misericordia. O Madre del Trino Maria, Maria Gesù Santissimo, quante volte non c'è paura di soccorso. So continuo a mia comunità di mia. Per questo io non diffido. Sí.
Ore 6:50, appena partecipato alla messa, ce l'ho fatta anche oggi, da commozione. Allora sono arrivato, ho portato il panettone ai padri. C'era Don Patrick praticamente, che appena mi ha visto, doveva andare a celebrare la messa all'altare laterale, e, come avete visto, è andato nella sacrestia, si è presa l'ostia per consacrarla per me. Cioè, è vergoglio, vuole togliermi sti preti. Vi lascio, preghiamo per loro, guardate, preghiamo per tutti questi disgraziati che veramente vergogna, come Attila vuole distruggere. Infatti mi ha detto che dobbiamo pregare molto sia per il governo che per la Chiesa. Mi ha fatto una benedizione. Andiamo avanti, mi sta ricominciando a piovere, dobbiamo resistere. Però fino a quando piove così va bene, basta che non viene a catinate pesanti. Adesso andiamo in questa stratosferica macchina e andiamo a fare colazione e tutto. Viva Cristo Re, che il Signore mi accompagni, mia mamma mi accompagna sempre. Amen. Viva Cristo Re, viva Maria, viva la messa. Amen.